Buongiorno, sono Paola Berchialla, sono ricercatrice in biostatistica all'Università di Torino e sono il direttore del Master in Biostatistica Avanzata per la ricerca clinica. Il Master ha l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per utilizzare le metodiche statistiche che sono sì avanzate, ma sono entrate ormai nell'uso consolidato per l'analisi dei dati di tipo biomedico. Saper gestire i dati mancanti, utilizzare tecniche di matching di propensity score per l'analisi di studi osservazionali, trial clinici non randomizzati, saper applicare modelli a effetti misti, sono soltanto alcuni esempi degli approcci più utilizzati nella ricerca clinico-epidemiologica. Nell'era dei dati, per interpretarli e trarne delle informazioni, è sempre più importante avere le competenze specifiche per utilizzare questi strumenti nella maniera più appropriata. Il master si rivolge proprio a professionisti del settore sanitario che hanno la necessità di specializzarsi ulteriormente acquisendo queste competenze specifiche e si rivolge anche a chi vuole avvicinarsi a questo settore. Proprio per fornire le competenze richieste dal mercato, il master è svolto in collaborazione con l'IBIC, l'Italian Biostatistics Group, e la SIMEF, la Società Italiana di Medicine Farmaceutiche. Buongiorno, mi chiamo Giulia Zigon e sono una statistica in ambito farmaceutico e rappresento l'Italian Biostatistics Group come co-direttrice del Master. Sono membro del comitato di coordinamento del gruppo IBIG della SIMEF, che è la Società Italiana di Medicina Farmaceutica, e collabora con la stessa società con l'obiettivo di approfondire in particolare le tematiche relative alla metodologia statistica nell'ambito degli studi clinici, preclinici, osservazionali, epidemiologici per vaccini, farmaci, medical device e terapie complesse. La Società Italiana di Medicina Farmaceutica è una società multidisciplinare che opera attraverso numerosi gruppi di lavoro, tra cui appunto l'IBIG per quanto riguarda la statistica, e ci sono dei coordinatori esperti nelle varie discipline oggetto di studio. Nella SIMEF si promuovono e si coordinano iniziative di carattere scientifico nell'ambito delle scienze biomediche applicate alla ricerca, allo sviluppo di nuovi agenti terapeutici. E si favorisce anche la divulgazione delle conoscenze in ambito preclinico e clinico e la formazione scientifica e professionale dei giovani ricercatori. Il gruppo di lavoro IBIG per la statistica medica riunisce un po' tutte le eccellenze italiane nel mondo della statistica ed è il punto di riferimento sia per i professionisti delle aziende farmaceutiche, delle CRO e della ricerca indipendente e nel mondo accademico. Il gruppo nasce con una logica inclusiva, un'apertura totale a tutti quelli che si occupano a vario titolo di statistico o più in generale di data science e che vogliono dedicare il tempo alle attività che questo gruppo organizza sia a livello nazionale e in collaborazione con altre società di statistica in ambito europeo. Come è organizzato IBIG? All'interno c'è un gruppo di coordinatori che si fa carico di organizzare le attività del gruppo, comunque la partecipazione è totalmente volontaria e aperta a chiunque tra gli iscritti volesse contribuire a far parte del team di lavoro. Le deleghe o gli incarichi particolari poi sono decise all'interno del gruppo. Per affiliarsi al gruppo di lavoro IBIG bisogna iscriversi alla Società Italiana di Medicina Farmaceutica, SIMEF. Inoltre, IBIG fa parte anche dell'EFSPI, l'European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry, e collabora a iniziative a livello europeo e esprime anche due rappresentanti all'interno del Consiglio EFSPI. Le attività del gruppo IBIG spaziano sia a livello formativo, organizzando e collaborando alla realizzazione di diversi corsi, e appunto al master in questo caso, e attività anche di tipo informativo, organizzando seminari, webinar mensili e un forum annuale viene generalmente fatto in autunno.
Le aree di competenza delle attività organizzate dai BIG riguardano generalmente la metodologia statistica, la programmazione SAS-CDISC soprattutto per aziende farmaceutiche che operano operano con questi strumenti, e la ricerca clinica in generale ed epidemiologica. Il ruolo che ha i BIG nel Master in Biostatistica Avanzata per la ricerca clinica è di partner istituzionale, in qualità di partner istituzionale fa sia parte del comitato scientifico nella scelta dei temi e dei moduli del Master stesso, sia supportando poi a livello pratico gli studenti nel project work finale che devono portare a termine alla fine del master. Il ruolo che riveste, diciamo, l'IBIG in questa veste è quello di introdurre maggiormente i temi statistici più utilizzati e più discussi a livello di ambito lavorativo e quindi di fare un po' da ponte, da tramite tra l'accademia e il mondo del lavoro. I moduli proposti dal master, qui vedete l'elenco, offrono un background teorico, il minimo necessario per avere una comprensione generale e utilizzare in maniera consapevole le tecniche di analisi, il formalismo matematico è ridotto al minimo. E ogni approccio introdotto sarà illustrato attraverso dei casi di studio, dei real life data, con cui saranno messe in evidenza anche le criticità che si possono presentare durante un'analisi. Il pacchetto software che utilizzeremo è R, che ha il vantaggio di essere open source e free e rappresenta allo stato attuale lo stato dell'arte dell'implementazione di queste metodiche. Per chi non ha dimestichezza con questo software, abbiamo previsto un modulo opzionale, una sorta di modulo di allineamento per fornire le basi necessarie per poterlo utilizzare in maniera proficua nel resto del corso. Il corso di master dura 30 settimane, circa 20 settimane di videoregistrazione. Ogni modulo può variare tra le 3 alle 5 settimane. Ogni settimana prevede dalle 2 alle 4 ore di video lezioni e si conclude con l'assegnazione di un homework. Le lezioni sono interamente disponibili su una piattaforma multimediale Moodle e l'interazione con il docente è garantita da un forum e la presenza di un assistente dedicato che è contattabile via email, come del resto contattabile via email è anche tutto il corpo docente. Al termine è previsto un project work focalizzato su uno dei moduli, oggetto anche di tutoraggio online tramite la piattaforma multimediale Moodle da parte delle componenti accademiche. Alla valutazione finale concorreranno gli esiti degli homework e del project work. Come ultima cosa, ricordo per gli operatori sanitari iscritti al master che non hanno l'obbligo di ICM per tutto il periodo di formazione, per tutto l'anno di frequenza del master. A nome di tutte le componenti del corpo accademico, vi auguriamo un buon lavoro a tutti gli iscritti al master. Buon lavoro a tutti!